che stiamo. No, no, posso parlare piano, l'hanno detto, posso parlare piano? Che ci dà, diciamo, l'idea che questa cosa si può risolvere positivamente, è andato via. La nota che Pantaleo, segretario della CGIL, scrive alla ministra e a tutti noi dicendo che continua la mobilitazione incessante che la CGIL ha messo in campo per risolvere la norma vergogna degli inidonei e dei precari ATA. Ora, siccome noi tutti sappiamo che non è vero, perché noi in piazza non l'abbiamo mai incontrati, eppure ci siamo stati parecchio e loro non hanno mai detto nulla, evidentemente il fatto che Pantaleo lo stia dicendo è perché stiamo arrivando a conclusione e quindi vogliono mettere le mani sulla loro vittoria. Tant'è vero che ieri in piazza a trovarci è venuta una collega della Donatello, la scuola media, la quale mi ha detto: Anna Grazia, guarda, ma io devo farti venire ad un'assemblea che faremo però per forza insieme agli altri, perché sennò non ve la fanno fare, perché nell'ultima assemblea è venuto Cucinella, che noi diciamo conosciamo bene tutti quanti, e ha rivendicato la lotta che loro stanno facendo sugli inidonei, dicendo che loro hanno fatto il pressing presso il ministro. Certo, sì, quella lettera e poi è arrivato tutto. Quindi diciamo che forse questo è ben augurante, perché si stanno subito facendo in modo che arrivi la loro lettera, così tutti quanti credono che loro è vero stanno facendo la battaglia. Noi comunque aspettiamo fiduciosi la risoluzione, siamo disposti anche a portare un bel cabaret di paste nel caso ci facessero sapere qualcosa. Non sappiamo chi di noi potrebbe. Allertiamoci un attimo, Titti. Ci possiamo, Tittina? Twitti? Twitti? No, si sta insordi pure Twitti. Twitti, possiamo cercare di avere qualche aggancio dentro? Che dici, se chiamiamo qualcuno dei nostri per sapere che sta succedendo? Vedi un po', dice: scusate, ma avete notizia di quello che sta accadendo all'interno? Intanto adesso siamo alle 12:30? Sono le 12:30, mi hanno detto che si sono riuniti un po' più tardi delle 11. È lunedì, certo, arrivano tardi da fuori, certo, naturale. E quindi però mi facevano giustamente notare che alle 15 c'è poi la giunta che si riunisce per la questione Berlusconi. Ora, come altrettanto giustamente mi facevano notare, un conto è la giunta, un conto è il Consiglio dei Ministri, però non credo che si possano sovrapporre le decisioni, perché anzi, probabilmente aspetteranno l'inizio anche sì, della giunta per poi continuare a approvare o meno alcune cose. Infatti il problema di stamattina è anche questo, no? Io non vorrei slittamenti perché essendoci come spada di Damocle sulla testa dell'Italia la questione della giunta e quindi di Berlusconi, è chiaro che da un punto di vista politico potrebbero anche slittare, però io le cose che ho sentito ieri da Letta, no? Che diceva che comunque il governo va avanti, che bisogna portare a casa dei risultati e che lui spera bene in fondo, perché ci sono secondo lui le basi su cui poter fare una programmazione, diciamo così, anche economica. Io direi che quello potrebbe essere un buon auspicio, quanto detto Letta, nel senso che non si parla di crisi, ecco, non parlandosi di crisi, allora è più facile che si riesca a chiudere la giornata, però essendo molto concitate le cose, essendoci molti problemi in campo, noi siamo anche in attesa di sapere se poi riescono a procedere o meno.
e stiamo cercando di metterci in contatto con i nostri dentro e fuori, diciamo così, ma ancora non ci sono arrivate notizie, vero Titti? Non si sbottonano e non riusciamo quindi a capire quali siano gli intoppi eventualmente, che cosa decideranno. Aspettiamo ancora fiduciosi, tanto credo che come l'altra volta il 23 agosto le forze dell'ordine ci hanno loro comunicato che era uscito un comunicato stampa, sapremo da loro forse più che dai nostri ministri le decisioni intraprese, e nel frattempo stiamo continuando a controllare i vari siti per vedere se vengono pubblicate o meno comunque comunicati stampa o qualche notizia, qualche fuga di notizie che dovesse esserci dallo stesso Consiglio. Aspettiamo un pochino, e abbiamo ringraziato già il TG1, la troupe comunque di Rai 1 che è venuta a riprenderci per questa trasmissione che dovrebbe essere TV7, che dovrebbe, come ho detto prima, andare in onda lunedì sera, e ci avviseranno però loro, ci faranno sapere, e quindi poi metteremo in lista, diciamo così, le notizie che ci arriveranno mano a mano. Noi siamo stati in piazza stamattina per rappresentare che ci sono ancora i problemi aperti della scuola italiana proprio nel momento in cui sta iniziando la scuola. La prima delle problematiche che stiamo affrontando è quella relativa ai docenti di donne. Per gravi di malattie vengono spostati in biblioteca o nei laboratori scolastici a supporto del piano dell'offerta formativa, e che si vorrebbe deportare, noi usiamo questo termine, sui costi dei precari amministrativi e tecnici. E quindi due problemi in uno quello dello spostamento quarto di docenti che da settimo livello diventano quarto livello e quindi vengono declassati, l'altro è quello di precari della scuola, oltre ai docenti anche amministrativi e tecnici, che invece vengono di fatto licenziati. Accanto a loro ci sono gli insegnanti tecnico-pratici, che comunque sono sempre anche loro insegnanti che dovrebbero essere traghettati sui posti di personale amministrativo e tecnico. La questione di quota 96, cioè di quei docenti che sarebbero dovuti andare in pensione al 1 settembre 2012, ma che per la legge Fornero non possono più andare in pensione, e che naturalmente bloccano ulteriori posti da dare ai docenti. Quindi noi ci troviamo oggi, giorno in cui il Consiglio dei Ministri deve mettere in campo un piano triennale di occupazione per i precari di circa 45.000 posti, a scoprire un blef che c'è dietro questa presunta disponibilità, perché invece contemporaneamente si tengono bloccati migliaia di posti proprio dei precari, perché non si vogliono portare a termine quelle che dovrebbero essere le giuste cause da riconoscere, per esempio ai docenti inidonei, i quali dovrebbero rimanere sui propri posti, anche perché altrimenti significherebbe che in Italia lo Stato sociale è completamente occupato. Quindi sostanzialmente c'è un blef quello che sta occupando in questi minuti il Consiglio dei Ministri? Ma diciamo intanto che i posti che sono stati già previsti, cioè gli 11.260 posti per i precari, sono posti che erano già stati stabiliti dal governo precedente, e quindi già Profumo e il governo Monti avevano deciso che ci sarebbero stati questi 11.200 posti, che sono stati già messi in campo dalla settimana scorsa. Accanto a questi ce ne sono altri 45.000, ma noi sappiamo che i precari che sono inseriti utilmente per poter essere immessi già direttamente in ruolo nelle graduatorie sono 150.000, e a questi vanno aggiunti almeno altri 100-150.000 che sono precari, che in genere sono sulle supplenze brevi. Quindi, allora come se ne esce? Facendo una programmazione seria, eliminando i tagli che sono stati fatti dalla Gelmini, che sono circa 132.000 posti in meno, il che significherebbe mettere in campo realmente un piano triennale di assunzione.
fanno, quindi il giudizio è comunque complessivamente molto negativo. Complessivamente molto negativo, anche se il ministro Carrozza è venuto in piazza a trovare i docenti già il 23 agosto, si ci ha ricevuti anche il 3 settembre al ministero, e quindi diciamo che c'è stato un segno di discontinuità con i ministri precedenti che non hanno proprio voluto ascoltare le nostre ragioni. Il ministro ci ha ascoltato e ci ha dato ragione, ha posto un problema relativamente ai costi economici di questa operazione, tentando di sbloccare a monte quello che è il blocco reale, cioè quello del Ministero dell'Economia e Finanza, ma naturalmente è chiaro che se poi appoggia questo governo, per quanto ci sia la discontinuità che noi abbiamo apprezzato, ne vogliamo anche degli atti concreti che ci permettano di mettere in ruolo tutti i precari che oggi sono ancora per strada. Grazie mille. Grazie a lei. Facciamo un primo aggiornamento. Intanto diciamo che intorno all'1:30 probabilmente si chiuderà il Consiglio. Abbiamo avuto, diciamo così, la certezza che nel Consiglio dei Ministri il problema degli inidonei c'è, la norma che riguarda gli inidonei. È però confermato anche un problema interno relativo al PDL, che mentre fino all'altro giorno ha sottoscritto tutto, anche la risoluzione firmata prima dell'estate da parte del Movimento 5 Stelle, adesso con la dichiarazione di ieri della Centemero sembra un po' scalpitare. La cosa non è chiara, anche perché la norma era stata approvata da tutti. Comunque diciamo che in ogni caso, uscendo la norma approvata dal Consiglio dei Ministri, dovrebbe poi andare prima alla Camera, poi al Senato e ritornare, e quindi bisognerà seguire anche l'iter prima di poter dire in via definitiva, perché c'è qualcuno che potrebbe tentare durante l'iter sia alla Camera che al Senato di opporre resistenza. Noi sappiamo che in realtà in tutte e due i rami del Parlamento e noi abbiamo avuto la maggioranza, tant'è vero che quando siamo stati ricevuti dal Presidente del Senato Grasso, lui stesso di fronte a tutti i rappresentanti capigruppo della settima commissione cultura ci ha fatto così intendere, perché loro ce ne hanno parlato, che erano d'accordo sulla cancellazione della norma. Quindi diciamo che un grosso passo avanti è stato fatto, adesso abbiamo avuto un primo aggiornamento e tra un'oretta ci sarà la risoluzione, se non finale quasi. A tra poco. Abbiamo sentito soltanto un accenno, e poi quello delle altre problematiche, soprattutto in relazione alla questione anche delle immissioni in ruolo, però non ho sentito bene il numero, non di quelli di vulcanologia che sono 200, è l'unica cosa che abbiamo sentito bene, capito? Non ho sentito, non so se qualcuno di voi ha sentito, quali sono per esempio i numeri delle immissioni in ruolo nella scuola, che dovevano essere un 45.000, credo che siano rimaste quelle, però diciamo che adesso c'è il Ministro della Sanità, quindi presumibilmente che ore sono? 1:20? Beh, io penso che tra un quarto d'ora, 20 minuti ci sarà la conferenza stampa, infatti il giornalista ha detto adesso verranno riportate in conferenza stampa le decisioni, e quindi stanno per concludere, e io penso che entro un quarto d'ora, 20 minuti forse ce la faremo ad avere le notizie. E fermo restando quello che ci siamo detti prima, e che cioè bisognerà seguire ancora l'iter del decreto, diciamo, inidonei, perché una volta passato all'interno del Consiglio dei Ministri la norma dovrà avere, anche se un breve iter, però formalmente deve passare Camera-Senato ed è per avere il via definitivo. Ci potrebbero essere alcune settimane, ma noi dobbiamo seguire comunque, quindi io direi intanto di acquisire il dato. Anche nel caso in cui dovesse essere approvata la norma all'interno del Consiglio dei Ministri, le prossime tappe
che ci saranno nelle approvazioni Senato e Camera, noi saremo lì per seguire da vicino, credo che si debba fare. E penso anche che la formula COBAS in idonei precari TP quota 96 possa rimanere come formula che permetta anche agli altri colleghi, per esempio di quota 96, che sono, diciamo, anche in relazione alla questione precariato utili perché sbloccano i posti, per stare con noi in piazza anche successivamente. Però intanto cerchiamo di portare a casa il primo vero grande e forte risultato, che dovrebbe essere quello dell'approvazione al Consiglio dei Ministri della norma per l'abrogazione dell'articolo 14, commi 13, 14 e 15 della legge 135-2012 che converte in legge il decreto legge 95-2012 che sarebbe della spending. E dunque ci aspetta un'altra mezz'oretta forse di attesa, poi possiamo tirare le somme e però rilanciare immediatamente, nel caso in cui fosse necessario, la mobilitazione per le prossime settimane. Se poi veramente succede quello che ci piace di più, che facciamo? Non ci vediamo più? Non vediamo più nelle più belle piazze di Roma? Ormai siamo abituati a farci le vacanze romane. Certo, farcele in un altro modo, portando sempre negli stessi luoghi, è auspicabile per tutti. Una crociera. La crociera è idonea. No, io ringrazio tutti quelli che dicono sempre che siamo stati bravi. Questo è vero, siamo stati bravissimi. Certe volte mi viene da dire una cattiveria, la dico. Forse perché siamo tutte donne, no? E i maschietti, che i maschietti che ci hanno seguito sono stati deliziosi, come deliziosi sono i mariti che accompagnano le proprie mogli e quelli che vengono in loro vece. Guardate, io ne ho contati almeno 5-6 che a turno vengono, c'è sempre uno o due mariti, ci sono sempre al posto delle loro mogli, e questo mi sembra un grande atto d'amore. E di questo sono molto contenta. Oggi pensavo alla mia scuola, oggi c'era il collegio dei docenti, non so se da voi, anche per voi era la stessa cosa, e ho pensato che però oggi per la prima volta non ci sarei stata. Arrivatevi i capelli, mettetevi le labbra. Mettere i cartelli. Tu? Forza? Guardate, l'altro ieri, in quell'angolino lì, c'erano solo 15 rappresentanti di azione civile. Mi sono fatti delle foto che sembravano 10.000. Ecco, sono arrivati? Oh, buongiorno. Allora, forza? Grazie. Volete venire qua, grazie. Eccoci. Beh, ma io vorrei scomparire perché la mia amica non è venuta lì. Seguite nei vari forum, nella mailing list, soprattutto nei giorni scorsi, quando appunto la dichiarazione della centenero del PDL ci hanno veramente lasciati di stucco, perché mentre a luglio la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle era stata approvata da tutti i partiti in maniera trasversale, quindi schieramento politico, compreso il PDL, nel momento in cui appunto oggi si discute il decreto scuola e sappiamo tutti che il provvedimento prevede l'abrogazione della norma che coinvolge i docenti idonei e noi indirettamente come precariata, viene fatta una dichiarazione agghiacciante in cui si dice che questi 100 milioni necessari appunto risolvere almeno per quest'anno il vostro calvario e il nostro
dovrebbero essere utilizzati per la stabilizzazione dei precari e il rispetto del piano triennale delle missioni in ruolo. E quindi dovremmo capire qual è, se c'è una logica rispetto a una dichiarazione del genere da parte di una politica che tra l'altro è diciamo portavoce della scuola all'interno della commissione cultura. E infatti poi l'ha smentita, perché l'onorevole Centeno è stata tempestata sui vari social, nei forum e anche nella sua mail privata, di messaggi di sdegno di tutti i doni di precariata. Lei stessa poi ha dichiarato che era stata in un certo senso costretta a riportare le dichiarazioni del ex ministro Gelmini. E questo appunto dice quale sia appunto la storia di questa nostra vicenda, quale sia appunto il percorso che ci ha portato fino qui e ancora oggi quali siano le ragioni per cui noi dobbiamo stare qui in piazza e non abbiamo ancora avuto soluzione, perché continuano a voler distruggere la scuola pubblica, cioè questa volontà politica che l'ha generata e che vuole a tutti i costi rivendicarla evidentemente, perché altrimenti non si spiega come possa farsi una dichiarazione del genere e poi smentirla in questa maniera anche ridicola secondo me. Quindi oggi, che dire, speriamo che arrivi la buona notizia e poi appunto come ha detto Anna Grazia e poi Tizi, che non dobbiamo abbassare la guardia, perché in realtà per noi precari amministrativi e tecnici non sarà automatica l'immissione in ruolo. Le supplenze che sono state date e sono in corso ancora di assegnazione sono state date fino a nomina dell'avente diritto, perché appunto si aspetta la definitiva abrogazione del provvedimento e di conseguenza il Ministero possa dare poi gli incarichi annuali, però appunto l'immissione in ruolo per noi non sarà automatica, ma dovremo continuare a impegnarci affinché il Ministero si impegni a non sperperare quei posti. Sono 4.000 posti, anche di più, per questi due anni scolastici, il 2012-2013 e il 2013-2014, sui quali tra l'altro già sta avvenendo in parte una diciamo, perdita di disponibilità, perché nel frattempo, proprio a causa degli effetti, come dice sempre Anna Grazia, della riforma Gelmini, e sta andando a regime appunto il taglio sui laboratori e sugli insegnamenti delle materie tecnico-pratiche, per cui ci sono migliaia di ICP a livello nazionale, non solo quelli coinvolti appunto dal provvedimento della spelling review delle due classi di concorso dell'area dei geometri, ma di tutte le classi di concorso delle materie tecnico-pratiche, per cui l'anno scorso già nel contratto della mobilità è stato previsto l'accantonamento di tutti i posti nelle scuole dove c'erano gli ICP soprannumerari. Giungono notizie in particolar modo dalla Sicilia, dove ci sono province in cui non hanno più nemmeno un posto disponibile per le supplenze. Quindi questa sarà una battaglia che dovremo immediatamente prendere in mano e dovremo batterci e spenderci per avere di nuovo dei posti in organico che siano degni di una scuola pubblica così come la vogliamo noi e non sempre ridotta all'osso. Ricordiamo che oggi nel Consiglio dei Ministri in realtà si parla anche dei precari, no? E dei posti, 45.000 posti che dovrebbero essere trovati in un piano triennale. Ora però noi siamo, come dire, un po' la prova vivente che in realtà stanno facendo demagogia, perché i idonei da un lato e quota 96 dall'altro sono proprio due elementi che ci fanno comprendere come in realtà non è vero che si voglia fare un piano sostanzioso sui precari, perché gli idonei tengono bloccati dai 3.500 ai 4.500 posti di precari amministrativi e tecnici. E non è che li tengono bloccati per un anno, li tengono bloccati per sempre, e la questione degli inidonei andrà a bloccare l'assunzione completamente per gli amministrativi e tecnici, i quali precari saranno licenziati di fatto, perché come stavamo dicendo prima, nella realtà dei fatti questo dimostrerà la possibilità di utilizzare inidonei, sovrannumerari,
e malati successivi sempre su posti all'interno dell'amministrazione. Ma la stessa cosa vale per quota 96. Quota 96 che riguarda adesso i colleghi e le colleghe del 52 ed è una cosa specifica e che comunque blocca un numero di posti che oscilla tra i 3.000 e i 9.000 a secondo delle cose che dicono, noi i numeri li contestiamo però diciamo che sono quelli, quindi questo significa che comunque c'è un blocco e anche tutto ciò che hanno fatto sulla questione dei pensionamenti dimostra che in realtà loro non stanno lavorando per liberare i posti all'interno della scuola, ma non solo per quelli che sono i precari, perché invece li stanno bloccando. Quindi questi due elementi, Midone e quota 96, sono tutti e due strettamente legati alla questione del precariato e tentare di risolvere questo significa comunque tentare di risolvere il problema dei precari che sono non a caso al centro insieme agli UTP che però sono ricompresi all'interno della questione degli inidonei al centro di questa nostra volontà di mettere insieme più spezzoni e più categorie. Adesso credo che si possa far parlare Vizzi con gli operatori per quanto riguarda gli inidonei per le interviste e lei è una collega e fa il servizio. Poi per quanto riguarda i precari amministrativi e tecnici non so chi vuole parlare, al limite può parlare uno, Rita per gli amministrativi e Daniele tecnici, così parlate in ogni caso, poi Tommaso per quanto riguarda i precari docenti, poi tra quota 96, non so se Rina, Franco, decidete voi, in modo che siano già pronti per poter fare delle interviste, visto che diciamo sono i lavoratori e le lavoratrici quelle che, a cui vogliono dare la parola più che ai, tra virgolette, dirigenti sindacali, come al solito. Poi se Combat è peggio pure. Ma noi va bene ugualmente, basta che si dia voce in ogni caso a chi rappresenta oggi le nostre battaglie. Chissà se riusciremo a sapere l'andamento, perché intanto siamo qui con una certa fibrillazione, non ce la possiamo nascondere, chissà quando e se ci faranno sapere che cosa sta accadendo, perché comunque lì si sta decidendo. Adesso che ore sono, scusate? Mezzogiorno meno 20, forse ci vorrà un'altra oretta, l'altra volta ci hanno messo almeno un paio d'ore, mi sembra il 23, vero? Per all'una, no, forse di più, alle 9 e mezza si è riunito il Consiglio dei Ministri, all'una meno 20 hanno mandato il comunicato stampa per, e quindi so, più o meno devono andare, infatti hanno fatto delle foto nei ministri che avevano staccato mentre mangiavano un bel gelato e noi qui a massacrarci un po' sole in piazza senza che nessuno si degnasse di venirci a dire che c'era stata una risoluzione negativa o positiva, che fosse non importa. A me naturalmente fa piacere anche che vengano inquadrati quelli che sono i nostri trofei che provengono da sit-in a sit-in, il Donne ad altre compiti, che è uno dei primi che abbiamo fatto per i nostri sit-in al Ministero. E, bene, il microfono è aperto. Io volevo solo ricordare una cosa, volevo ricordare i modelli viventi, che sono una piccola frangia che lavora nella scuola con i modelli nei licei artistici, per esempio, che sono stati in piazza qui con noi a volte, pochissimi sono venuti perché sono proprio pochi, credo loro, però che anche loro sono venuti in altre occasioni, hanno sono abbattuti con noi e fanno parte appunto di questo precariato. Thank you.
Vai, facciamo un po' di ragnara. Non l'ho mai pensato. C'è qualche un po' di ragnara. Che la vita appartene, la mia vita mi appartenesse del tutto, nel senso che ho sempre creduto che ci fosse un motivo del mio esistere, del mio essere. Il motivo l'ho coltivato da piccola, pensate, vedendo Anna Proclaimer in televisione il venerdì della vecchia TV di Bernabei, dedicata al teatro, Anna dei Miracoli. L'ho studiata più tardi quella vicenda. Helen Keller, figlia di borghesi, nata sordomuta, con la fortuna di incontrare in un momento terribile della sua vita un insegnante, Anna, l'insegnante che non le concedeva capricci, che non le riconosceva uno status di figlia di un dio minore, ma che la vedeva come persona, anche contro la percezione che di lei avevano i suoi genitori. Piccola perla sfortunata, piccolo angelo impossibilitata ad usare codici di comunicazione regalati a tutti dalle cicogne, tranne che alla loro bambina. E io avevo 7 anni, ho pianto quando ho visto la piccola che, bevendo l'acqua, ha pronunciato con quella sua voce incerta, difficoltosa, strumento non accordato perché non abituato agli accordi, vocalizzare in modo infelice la parola acqua. Le parole sono ciò che ci differenziano dalla restante parte di quel regno animale dal quale ci siamo staccati il giorno in cui ci fu uno che conquistò la stazione retta, liberando gli arti superiori, diminuendo la visione da lontano e operando con questi utensili che, per accidenti della natura, per un'opposizione distale, sono diventato il mezzo di predominio simbolico della razza umana sul pianeta. E io predominio, sapete come lo decodifico? Dinanzi a questa colonna in granito che proviene dall'Egitto, da Eliopoli se non sbaglio, portata qui per un trionfo, io predominio. Non lo leggo nella sua valenza negativa, che comunque è insita nel prefisso. La leggo come gestione oculata, attenta, incardinata sulla metriotes, sulla misura, sulla consapevolezza dei nostri limiti, sulla consapevolezza anche di essere gli unici esseri viventi che non attaccano coloro che sono reputati nemici, ma i propri simili. Siamo gli unici sul pianeta a compiere azioni del genere, e non lo facciamo per la difesa del territorio, per la sopravvivenza della nostra specie, come Conrad Lorenz ha ben spiegato nella sua vita di studio del comportamento animale, fondando una scienza importante, l'etologia, dalla quale abbiamo molto da imparare. Noi lo facciamo con i nostri simili. Io, dopo quella sera, sono cambiata, ma anche se avevo 7 anni,
la metanoia, capite che cos'è? È un rivolgimento della mente, della percezione della vita, della realtà. E quella metanoia mi ha portato a cercare un senso. Io so cosa voglio lasciare quando non ci sarò più, non una colonna di granito che si eleva al cielo. Io voglio lasciare ciò che ho amato, ciò che sono stata, una persona come le altre, che ha cercato solo di produrre il bene, combattendo ogni giorno contro di me le mie pulsioni negative, ricordando sempre a me stessa ciò che ho deciso di essere da quando avevo 7 anni, un insegnante. Sapete cosa dice mio marito alle nostre figlie? Un padre non lascia ai propri figli altro se non ciò che è stato. Noi questo lasciamo. I nostri eredi sono quei giovani che non hanno speranze, che non hanno un futuro. Io ho cercato di essere vicino a quella parte migliore dell'umanità, i bambini, i piccoli. Ho cercato di onorarli, vacanze mai, io non ho fatto mai vacanze. Ho frequentato l'università, la Federico II, la facoltà di lettere moderne senza mai seguire, perché ho vinto un concorso a 20 anni. E il pomeriggio era destinato allo studio, quando non dovevo restare a scuola, con gioia. Perché questa non è solo stata la mia vita, ma è la mia vita, la mia ragione di essere, di esistere. Della scuola ho sempre sentito parlare male, ma io sono stata quella che in classe ci arrivava prima dei bidelli e uscivo spesso dopo, oltre il mio turno, e quando ho svolto innumerevoli incarichi al di fuori di quello dedicato al lavoro formativo, l'ho fatto sempre al di fuori dell'orario scolastico. E senza quando incentivo? Il fondo incentivante è una cosa vergognosa. Perché se vengo retribuita non ho bisogno di altro. E un insegnante non lavora soltanto nello spazio aula, che ricordiamocela, l'aula è il mondo dei bambini, degli studenti, è un mondo relazionale, è un microcosmo sociale, è un topos della cultura, della conoscenza, della costruzione di sé, della preconizzazione dei sogni, della realizzazione dei progetti di vita. È un luogo sacro, prezioso, non le banche, le scuole,